Simona Suriano, candidata alle europee per il Movimento 5 Stelle, oggi ad Augusta. Cosa ci sai dire in merito? Oggi ho avuto l'occasione di visitare questa bella cittadina e ho visto i problemi appunto che affligge questa città, in particolar modo l'immigrazione, che secondo me è un tema che dovremmo portare in Europa. In quanto Sicilia non siamo la frontiera dell'Europa, non siamo solo la frontiera dell'Europa, ma dobbiamo essere il cuore del Mediterraneo e far valere gli interessi soprattutto dei siciliani. In questo momento siamo afflitti da tante tematiche, questa degli immigrati quando arriva l'estate è un problema che ci affossa, quindi dobbiamo andare in Europa a battere i pugni sul tavolo e se è il caso anche rovesciarli i tavoli. Tu già stai affrontando qualche tematica all'Arse con i ragazzi del Movimento 5 Stelle. Di cosa vi state occupando in questo momento? Io ho lavorato con Stefano Zito, mi sono occupato soprattutto di sanità. I problemi alla regione, soprattutto per quanto riguarda la sanità, sono tantissimi. Recentemente il governo Crocetta ha approvato un mutuo di 1 miliardo di euro da far pagare a tutti i cittadini per i prossimi 30 anni per risanare i debiti della sanità. Ed è ora di cambiare, di smetterla. Le attività più importanti da portare in Europa? Sono tantissime, sicuramente ritrattare i trattati che ci stanno uccidendo, che sono un cappiaccollo per i cittadini, questa è la priorità. E poi tanti altri temi in linea con il programma nazionale. Come la pensi sull'immigrazione? Io credo che l'Europa deve dare un segnale chiaro, un aiuto concreto, perché noi siamo la frontiera, siamo il confine dell'Europa e non possiamo essere lasciati a noi stessi. Perché non avete fatto l'accordo con Bersani? Perché sono dei ladri. Ringraziamo Simona per la disponibilità e in bocca al lupo. Crepi.